Buonasera a tutti e benvenuti in questo breve video. Questo breve video perché mi sono arrivate delle mail in cui mi si chiedeva giustamente di spiegare, anche per dare una base, diciamo, scritturale, un post che ho messo sulla community qualche giorno fa, inerentemente il fatto che durante il millennio, che sarà il periodo in cui Gesù Cristo regnerà qui sulla terra insieme alla sua chiesa, alla sposa di, che sono gli eletti, i santi, a differenza di quello che insegnano i testimoni di Geova, nel millennio si continuerà e poi magari più avanti, se Dio vuole, io cercherò di fare un video dove spiego un po' più dettagliatamente, anche scritturalmente con la Bibbia, che cos'è il millennio e cosa accadrà durante il millennio. Ma questo è un breve video più che altro chiarificatore, sul perché affermo che durante il millennio la morte continuerà ad esserci, si continuerà a morire. Non si entra direttamente nel nuovo mondo con la vita eterna, come insegna la Società Torre di Guardia, l'Organizzazione dei Testimoni di Geova. C'è una scrittura che praticamente è la chiave di tutto. E la troviamo nel capitolo 65 del libro del profeta Isaia, al versetto 20. E qui il contesto, se voi poi avete modo di poterlo vedere anche per conto vostro, si parla del millennio. Perché? Perché qui dice il versetto 17, per esempio: io creo nuovi cieli e nuova terra, non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria. Versetto 18: gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Quindi, tra l'altro, questa scrittura ci fa capire molto chiaramente che Gerusalemme, la città di Gerusalemme, durante il millennio avrà un ruolo chiave, perché sarà proprio la capitale, il fulcro, il centro del regno millenario di Cristo. Ma, come già ho detto prima, se Dio vuole, ne parlerò più avanti in un altro video. Adesso questo breve video è per rispondere e per chiarire il fatto che durante il millennio si continuerà a morire. Il versetto 19, Dio dice: io esulterò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Là non si udranno più voci di pianto né grida d'angoscia. Ed ecco il versetto che a noi interessa in modo particolare ancora meglio: non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, o come riportano altre versioni bibliche, non ci saranno più delle nascite, cioè dei bambini che moriranno prematuramente, insomma. Né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Quindi vedete, durante il millennio continuerà ad esserci anche la vecchiaia. Non è come dicono i testimoni di Geova, che quando si entra nel millennio si fa un po' come il film con Brad Pitt, Il curioso caso, lo strano caso di Benjamin Button, no? Quel film in cui Brad Pitt interpreta un personaggio che è vecchio e man mano che passavano i giorni diventava sempre più giovane, no? Perché questo insegnano i testimoni di Geova. No, qui si dice che continuerà a starci la vecchiaia. Perché si dice: non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Sicuramente sarà una vita molto più longeva, molto più soddisfacente, ovviamente, perché si sarà sotto il regno di Cristo direttamente. Non ci sarà tra l'altro neanche l'azione di Satana e dei demoni, perché nel frattempo Satana sarà incatenato nell'abisso in quei 1000 anni. E poi dice: chi morirà
chi morirà a 100 anni morirà giovane, e quindi si morirà durante il millennio. E il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Quindi, sebbene sarà una vita molto più longeva, secondo alcuni commentatori, e questo mi trovo anche d'accordo, sarà un periodo, quello del millennio, essendo un periodo di transizione, un periodo di mezzo tra i nuovi cieli e la nuova terra futuri, predetti in Apocalisse capitolo 20, parte finale, e 21 e 22, e il mondo di adesso, probabilmente la vita sarà, la longevità, quindi la durata della vita, sarà come quella dei patriarchi prediluviani. Infatti, se noi andiamo nella Genesi, prima del diluvio, si parla di uomini come Metusela o Matusalemme o altri uomini fedeli, uomini di Dio, che sono morti a 700, 600, 800, 900 anni di età. Quindi sicuramente sarà una vita molto più longeva, molto simile a quella dei patriarchi prediluviani. Ma sì, rimane il fatto che si continuerà a morire, perché, lo voglio ripetere, il versetto 20 dice: non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Quindi, carissimi, la Bibbia dice chiaramente che nel millennio si muore, perché la morte sarà eliminata dopo i 1000 anni. Infatti, se noi andiamo in Apocalisse, e poi chiudo il video, al capitolo 20, qui dice, leggiamo i versetti 14, dice: poi la morte e l'Hades, cioè l'Hades inteso come, nella Bibbia, l'Hades nel Nuovo Testamento ha due accezioni a seconda del contesto. Può significare sia tomba, e i testimoni di Geova si fermano solo a quello, ma può significare anche mondo spirituale invisibile dove sostano le anime dei malvagi, dove vengono tormentate le anime degli empi. E su questo è molto chiaro Gesù nel racconto del ricco e Lazzaro nel capitolo 16 di Luca, versetti da 19 in poi. Qui dice: la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Quindi la morte e l'Hades saranno eliminati dopo i 1000 anni. Perché diciamo questo? Perché ce lo dice anche qui il contesto. Infatti, se andiamo nel versetto 7, dice: quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sarà il giudizio davanti al trono bianco, dove i morti, piccoli e grandi, saranno in piedi davanti, risuscitati saranno in piedi e giudicati per le loro opere. E se i loro nomi sono scritti nel libro della vita, andranno alla nuova terra e a vita eterna, altrimenti andranno nello stagno ardente di fuoco. È chiaro, no? Quindi la morte, insieme all'Hades, che è l'inferno, diciamo, momentaneo, attuale, dove vengono a trovarsi le anime dei perduti, di coloro che muoiono da empi, da malvagi, saranno
eliminati non serviranno più dopo il millennio. Chiaro? Quindi, questo è per chiarificare scritturalmente il perché affermo che durante il millennio si continuerà a morire. Spero di essere stato chiaro e spero di essere stato esaustivo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.